Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì, domenica. Ho bigiato, come dicono qua a Milano, ho fatto sega, come dicono a Roma, non ho fatto la zuppa di porro, eppure ieri ci sono tante cose interessanti. Un articolo di Filippo Facci, che era bellissimo, su chi comanda veramente tra gli autori televisivi, i Casalino, insomma i portavoce dei grandi partiti. E poi c'era una bellissima intervista fatta da Fubini a Tria, che è il ministro dell'economia, che devo dire la verità, era un'intervista in cui sembrava di sentir parlare Padoan piuttosto che, non so, Monti o Draghi, certo non un rivoluzionario al soldo del governo giallo-verde. Beh, andiamo sui temi di giornata. Beh, il tema di giornata oggi fondamentale sono i porti chiusi ai migranti. Questo è il titolo, diciamo, del Corriere della Sera. Forza Salvini, invece il giornale oggi, giustamente, secondo me, si riscopre salviniano con un fondo di Alessandro Sallusti che dice: questo è il messaggio più importante che possiamo dare a Bruxelles. Cosa che peraltro è confermata in un'intervista fatta da Molteni: vogliamo dare un segnale a Bruxelles. Intervista rilasciata, mi sembra, sulla stampa, sul Messaggero. Invece il tema del vero grande giornale di opposizione di oggi, chiaro che oggi dal punto di vista giornalistico cosa succede? Cioè un giornale di opposizione che fa opposizioni senza se, senza ma, con colpi bassi una dietro l'altra, Repubblica, così come faceva con Berlusconi, no? Vi ricordate, le 10 domande, le donne, insomma, la stessa identica cosa, lo stesso trattamento di Repubblica, quelli che facevano i signorini lo stanno facendo al Movimento 5 Stelle. Mi diverte perché gli scontri a sinistra a me mi divertono sempre, si ammazzassero tra di loro. E poi c'è invece il giornale del Lecca-Lecca, quello che veniva accusato essere il giornale Libero, insomma il giornale di destra. Il Lecca-Lecca di oggi è il Fatto Quotidiano, è imbarazzante, guardate i giornali sotto questa prospettiva e vi divertirete di più, senza criticare, basta con quest'idea pennivendoli, siamo tutti pennivendoli, tutti siamo pagati per scrivere, solo io per fare questa zuppa non lo sono, ma in realtà tutti sono pagati per scrivere, quindi insomma mi sembra ridicola questa accusa, però il Lecca-Lecca, come definivano loro il giornale, sono al Fatto e i critici alla Fatto sono diventati senza se, senza ma, sono diventati Repubblica. E Repubblica come titola oggi? 629 persone ostaggio di Salvini, un po' la stessa linea di Saviano delle settimane scorse, che è diventato il maître-à-penser di Repubblica, anzi Repubblica l'ha fatto maître-à-penser, oggi Repubblica sembra diventare soggetta alle tesi di Saviano, e cioè che Salvini starebbe lì ad ammazzare le persone, cosa che ovviamente non è vera. Il Viminale infatti ha vietato l'ingresso nei porti italiani a tutte le a questa nave Aquarius, che era partita dalla Libia e voleva portarci qua 629 persone. Dice anche un'altra cosa: se ci sono dei problemi a bordo, delle questioni di emergenza, prendiamo l'elicottero e le portiamo e le salviamo. Però dice: non vedo perché debba essere automatico che dalla Libia ci sono questi gommoni che partono, arrivano a 40 km dalla Libia, vengono presi da un ONG, l'ONG poi le sbarca in Italia. Troppo semplice, cosa di cui noi siamo perfettamente d'accordo. Bisognava dare un segnale e sta facendo benissimo Salvini a darlo, a mio modestissimo avviso. Ovviamente oggi un'altra nave è partita dalla Libia e nei confronti di quest'altra nave è ripartito un altro, diciamo, niet da parte dell'Italia. Però l'idea che questi siano ostaggi, François, mi sembra veramente una cosa ridicola, sono ostaggi di loro stessi. Tra l'altro la composizione di queste navi è molto particolare, ci sono 120 bambini non accompagnati, queste sono bombe umane, costosissime e di difficile gestione. Dove li mettiamo noi 120 bambini non accompagnati? I prossimi 150? I prossimi 300? Insomma, non si può certo gestire così l'immigrazione da quei paesi, cosa che ammette anche Minniti. In un'intervista molto bella oggi fatta a Libero, dice: noi abbiamo avuto paura, noi della sinistra, di dire le cose come stavano e non abbiamo sentito la paura della gente, soprattutto su temi di sicurezza e dell'immigrazione. Un po' diversa la sua intervista, non mi ricordo a chi, dice: io non ho mai chiuso i porti neanche quando c'era la vera e propria emergenza, cioè 13.000 persone su 26 navi, anzi sono ritornato per gestirla. Nel frattempo ci sono tutti i sindaci delle città, di Magistris, Reggio Calabria, Taranto, che dice: venite, venite, venite. È ovvio, tanto che cazzo gliene frega loro. Quelli sbarcano, ma chi ci rimane a Napoli? Chi ci rimane a Taranto? Via, se ne vanno dove cercano di trovare un lavoro, non certo a Napoli, a Taranto, a meno che non vengono, come avviene nelle piccole territori, nelle campagne calabre, utilizzate come schiavi a 2 lire. Va bene, va benissimo, noi vi salviamo, poi li teniamo come schiavi, no? Tanto che ce ne frega a noi, non ce ne frega niente, no? L'importante è
e salvarli, poi dopo se li utilizziamo per le nostre aziende, forse potrebbe essere un'idea della destra. Facciamoli, salviamoli, poi li teniamo tutti a Rosarno a raccogliere i pomodori a un euro, poi se qualcuno muore, viene ammazzato dalle schioppettate, chi se ne frega. Questo bisognerebbe dire quando poi si accettano tutti questi barconi. In realtà il vero tema, importante tema di oggi, è sulla Libia, e cioè che la Libia sta facendo la furbetta, perché con Minniti ne erano arrivati 13.000. Gli accordi che avevano fatto Gentiloni e Minniti in Libia, che non piacevano alla sinistra, erano degli accordi funzionanti, come li fece Berlusconi a suo tempo, come li fece Prodi a suo tempo. Oggi sta cambiando qualche cosa, evidentemente. Quindi il vero problema è diciamo gli accordi con la Libia, che mi sembra che oggi stiano funzionando meno. Su questa vicenda i giornali, soprattutto Stampa e Corriere della Sera, dicono che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sarebbe una opposizione, quella fatta da Fico e dai fichiani, non so come si definiscono, l'anima movimentista o di sinistra del Movimento 5 Stelle, che non sono per niente d'accordo su sull'intransigenza del loro ministro degli interni, avvalorata ieri da Di Maio in un'intervista fatta alla Nunziata. Cosa succede però? Che però non escono allo scoperto. Oggi Nogarin, che è il sindaco di Livorno, ha detto li accogliamo noi a Livorno, e poi dopo mi sembra che il suo posto sia stato immediatamente cancellato. Cioè lì l'impianto staliniano, cioè della comunicazione gestita da Casaleggio e Casalino, beh, insomma, sta funzionando piuttosto bene, vediamo quanto regge. Secondo tema della giornata, che in realtà è un tema che ha soltanto il Corriere della Sera, grazie a una lettera che ha scritto il Cavaliere scrive alla lettera del Corriere della Sera, ed è una lettera, devo dire, molto interessante, bella, in cui dice che ci vorrebbe buonsenso, il centrodestra dovrebbe riprendere il buonsenso, le anime liberale, liberista, deve essere un partito pragmatico, va reinventato, ci vogliono giovani, ci avrà un vicepresidente Berlusconi e un comitato esecutivo, una consulta, cioè una specie di struttura del partito. Un po' tardi, devo dire, per un partito che, come si vede nelle amministrative, oggi è ancillare a quello della Lega, devo dire, vedremo se questo rinnovamento di Forza Italia sarà tale o se non sarà il partito, non so, della Brambilla, che è contro gli animalisti, è il partito contro chiunque abbia un atteggiamento men che, non so, aperto nei confronti, dal suo punto di vista, nei confronti di animali, o il partito della Carfagna, che si occupa delle quote rosa. Cioè questa è la critica al governo, le quote rosa, cioè se quella è l'opposizione che Forza Italia deve fare a questo governo, beh, insomma, siamo messi bene. Cioè manca il Ministero delle Pari Opportunità a questo governo, questa è la grande critica. Intervista oggi, se volete, a Centinaio, mi sembra, sul Corriere della Sera, nuovo Ministro del Turismo e dell'Agricoltura, che sono stati messi insieme, e anche Panebianco si occupa dell'opposizione, proprio nel giorno in cui Berlusconi scrive la lettera al Corriere della Sera, e dice, beh, insomma, Berlusconi avrebbe dovuto ragionare con il vecchio schema che l'amico del mio nemico, cioè Salvini, amico del mio nemico Di Maio, è anche mio nemico, e quindi avrebbe dovuto mollare Salvini, fregarsi del 5% e fare un'opposizione. Non sono del tutto convinto con quello che dice Panebianco, ma comunque, insomma, ognuno può leggere come crede quello che sta succedendo. Voto amministrativo, del tutto evidente che centrodestra, a trazione Lega, sta diciamo vincendo in tutta Italia. Due solo i dati sono interessanti. Il primo dato è che il PD non è scoperto, non è scomparso. A Viterbo risultato clamoroso di Forza Italia, qualcuno di voi dice, Daniele, voglio vederti dirigere il TG1, manco pagato, e anzi immaginatevi a me il TG1 che parlo così. Insomma, il voto dà due segnali: il primo segnale è che i centrodestra è andato bene, il secondo segnale è che la sinistra non è morta, è ancora presente, il terzo segnale è che il Movimento 5 Stelle nelle amministrative, come da tradizione, sta andando malissimo. Però guardate anche Forza Italia quando andava malissimo nelle amministrative, a differenza della Lega, quindi state tranquilli, la sinistra regge la garbatella che si conferma ecco, insomma. L'altra cosa veramente sostanziale, fondamentale, a leggere i giornali oggi, soprattutto il Tempo, è che il Movimento 5 Stelle va malissimo là dove c'è l'influenza della Raggi, il peggior sindaco di Roma degli ultimi 500 anni. Ma lo dico con ragion veduta, perché la Raggi non capisce dai suoi errori. Marino è stato un disastro, non che sia stato meglio i sindaci precedenti, ma il punto vero è che la Raggi ha quella arroganza e quella faccetta da so tutto io che forse gli altri non avevano. Beh, insomma,
Insomma, un po' tutti i sindaci hanno quest'area di Roma. Devo dire, in questo sbaglio, un po' tutti quando arrivano lì al Campidoglio non pensano di essere Giulio Cesare. In realtà, diciamo che il segnale che è venuto, come leggi oggi sul Tempo, in maniera chiarissima, è che due municipi importanti, perché rappresentano due città, Carbatella e il secondo è Montesacro, che valgono due città di cui abbiamo parlato nelle amministrative, sono stati sconfitti, non vanno al ballottaggio quelli del Movimento 5 Stelle. Tria, ve l'ho detto, il Ministro dell'Economia ieri ha parlato, nessun intervento sull'euro, nessun intervento sulla Fornero, pochi interventi sul deficit, il debito si deve ridurre, insomma sembrava di parlare, sentir parlare Gentiloni. E i centri dell'impiego oggi, quelli che vorrebbe potenziare in maniera sciagurata, come ieri notava molto bene un pezzo di Ricolfi sul Messaggero, i centri dell'impiego impiegano 8.000 persone, quindi un lavoro già lo fanno, e costano 700 milioni di euro. In realtà non impiegano nessuno. Oggi sul Sole 24 Ore un approfondimento su questa roba. Infine la questione Trump. La questione Trump, ragazzi, la possiamo leggere da tanti punti di vista, ma il punto di vista più bello è quello del lecca-lecca, cioè dello strillone del governo a trazione Movimento 5 Stelle. E cioè Trump furioso per il G7 e fino a qua ci stiamo. Questo scrive il titolo del Fatto Quotidiano. E salva solo Conte. E salva solo Conte! Cioè Trump salva solo Conte. È una cosa straordinaria. Era come l'altro giorno che diceva che Trump cosa faceva? Faceva la spalla di Conte. È riuscito a scrivere, giuro, il fatto, Trump fa da spalla a Conte. È una cosa fantastica. Oggi su Salvini me lo sono andato a guardare. Proprio non ce la facevano essere troppo amici di Salvini, quelli del fatto. E come hanno titolato? Adesso ve lo ritrovo. Adesso ve lo diciamo. Viminale, non accetta dell'ingresso nei porti italiani dell'Aquarius. No, non la trovo, non la trovo. Il titolo però era un titolo manche quello che aveva fatto il fatto su Salvini, perché era più forte di loro, come quando Fonsi chiede scusa. Però che Trump furioso col G7, ma salva solo Conte, io lo trovo un titolo favoloso. In realtà quello che è successo è che quel cretino di Trudeau, che è un minus habens, figlio di un ex presidente del Consiglio, sempre in Canada, presidente canadese, un minus habens, perché sembra Hollywood Party, quando va in India fa vestire se stesso e tutta la famiglia in indiano, quando una ragazza dice una parola declinata non con una desinenza al maschile, dice no, mi scusi se mi permetto, ma deve mettere il femminile, lui deve chiedere alla famiglia. Nel frattempo non riesce a fare una trattativa con Trump, dove prende calci nel culo come se fosse un bambino piccolo, viziato, come evidentemente deve essere questo suo, molto bravo a fare yoga, bel ragazzo, ottimo nell'interpretare i costumi indiani, direi pessimo nell'essere presidente del Canada. Detto questo, il G7 perde quel piccolo senso che aveva, purtroppo è uno dei pochi tavoli in cui ancora l'Italia per tradizione si siede. Il vero punto è che questo tavolo non sarà più apparecchiato. Io direi che per oggi è tutto, ci sentiamo più tardi, sempre come volete, a 105 Matrix, alla radio e poi sul sito nicolaporro.it. Se vi piace, condividete. Ciao!